Michele. Ciao. Piacere, Pellegrino. Piacere mio, Michele. Sai giocare a biliardino? Certo. Benissimo, allora facciamo che chi vince alla media di tre, okay, sceglie il campo, la seduta. Va benissimo, andiamo, ti sfido. Ok, batti tu, però io dico, se segna Marconi io esulto. Cioè, a prescindere io esulto quando segna Marconi. Vai, alla media di tre. Vai. Non è capitato, eh. Vada, la rimonto, la rimonto. Rimonto. 1-1. Decisivo, eh. Lo distrago. Come ti stai trovando ad Avellino? Bene, dai. Bene? Molto, sì, sì. Fa piacere che adesso me la fa. Oh, che parata. Ho perso. In passato ero più forte io, ero molto più forte. Quale poltrona scegli? Quella di là. Benissimo. Sinistra. Prego. Così possiamo cominciare la prima puntata di Un lupo in famiglia. Eccoci qua. Prima puntata di Un lupo in famiglia nello store, ovviamente, dell'US Avellino bianco-verde. Primo ospite, non poteva non essere, Michele Marconi, attaccante dell'US Avellino. Innanzitutto, benvenuto nello store e benvenuto ad Avellino. Grazie. Allora, Michele, cominciamo questa sorta di intervista. Non mi piace neanche parlare di intervista, io la definirei più una chiacchierata. No? Cercheremo di capire un po' il Michele Marconi calciatore, sicuramente, che ci incuriosisce tanto, ma anche un po' Michele Marconi uomo, se sei d'accordo, ovviamente, senza invadere troppo quella che è la tua vita privata. Nasci il 13 maggio 1989 a Massa Marittima? Esatto. Perfetto, un po' Maria De Filippi questa situazione, possiamo cominciare sul serio. Michele, mi farebbe piacere se tu mi raccontassi un po' com'è stata la tua infanzia. Ecco, innanzitutto, ti piaceva andare a scuola da bambino, non ti piaceva, quali hobby? Beh, la mia infanzia è stata praticamente vissuta a Follonica, il mio paese. Non sono nato a Follonica perché non c'è l'ospedale, ma comunque sia è il mio paese natale, e sono stato là fino ai 12 anni e ho praticamente iniziato a giocare a 5 anni a calcio lì a Follonica, e ho pian piano poi ho fatto tutte le categorie fino ad andare via da Follonica a giocare in un'altra società. E andare a scuola, quando ero piccolo, mi è sempre piaciuto, ero anche bravo. Con il passare del tempo, poi, quando sono diventato un po' più grande, fine medie, superiori, è stata un po' più, nonostante abbia diploma, senza mai essere bocciato, ma è stata più una cosa un po' più impegnativa. Caratterialmente com'eri da bambino? Eri un ribelle, eri un timido, diciamo, un tranquillo? Timido, se non conosco tuttora. Da bambino sì, ero ancora stesso carattere, bene o male, forse ora a 34 anni leggermente un pelino un po' più riflessivo, ma sono sempre stato abbastanza tremendo. In questa fase della tua vita hai cominciato a giocare a calcio a 5 anni, ma avevi un sogno al di là di fare il calciatore, sai, quei lavori un po' più quotidiani, avevi qualcosa che ti piaceva nello specifico oppure no? Ma sinceramente no, devo essere sincero, no, anche perché andando via di casa presto per giocare ho avuto la fortuna di non pormi mai seriamente il problema, cosa che probabilmente tra qualche anno o anche a breve mi dovrò porre. E quindi di conseguenza non me lo sono mai posto il problema. Ora, ripeto, ora sarà una cosa su cui ragionare seriamente. Se posso chiederti, i tuoi genitori con la passione del calcio ti hanno aiutato, supportato, preferivano magari lo studio? Allora, devo essere sincero, mio padre, nonostante avesse sempre giocato a calcio, ma categorie dilettanti della zona, è stata mia mamma a dirmi se volessi andare a calcio a 5 anni, se non ricordo male. E mio padre, no, no, no.
Poi piano piano ho iniziato, comunque mi piaceva, è giusto che un bambino faccia uno sport, e piano piano ho continuato. Poi quando sono andato via di casa, loro comunque sono stati sempre presenti, hanno fatto tanti sacrifici, perché comunque ero a Bergamo, fare avanti e indietro magari ogni 15 giorni era un impegnativo, sia a livello di tempo con lavoro mio padre, sia anche economico, e niente, è così. Quando hai capito che ce l'avevi fatta? Tu ormai hai circa 400 partite nei professionisti. Quando hai capito di essere diventato un calciatore, anche se poi ci sono sempre tante difficoltà, cosa ti hanno detto i tuoi genitori? Cosa hai pensato tu per mantenere un certo standard? Per come ragiono io, sinceramente, secondo me uno che ce l'ha fatta è uno che fa Serie A tanti anni, o bene o male B di alto livello. Io sono andato, ho fatto subito, ero considerato, non per presunzione, una promessa all'epoca quando ero nelle giovanili in primavera, poi purtroppo per varie problematiche, motivazioni, colpe mie anche, non ho rispettato le attese, e quindi dopo ho fatto 6 mesi in prima squadra all'Atalanta, poi sono andato in Serie B e poi ho fatto un bel po' di anni di C, quindi secondo me non era proprio avercela fatta. Poi quando sono riuscito a vincere il campionato a Pisa, che ho fatto la Serie B, si è aperto magari delle porte differenti, che però poi dopo non è che sono durate molto. Ecco, tu parli ovviamente della primavera dell'Atalanta, no? Tu cresci nel settore giovanile poi dell'Atalanta, abbiamo raccolto qualche dato, adesso magari forse ci sarà qualche inesattezza, 15 partite e 12 gol nella stagione 2007-2008, hai fatto un grandissimo torneo di Viareggio che ti è valso poi anche il debutto in Serie A, no? Raccontaci quelle sì, emozioni. L'anno di primavera mi sembra feci una quindicina di gol, il mio ultimo anno di primavera, che era con i miei pari età, che ero in l'età giusta, e sì, poi ho fatto il torneo di Viareggio dove abbiamo perso la semifinale contro l'Inter di Balotelli e siamo arrivati terzi. E poi dopo quell'anno lì avevamo fatto altri tornei nella zona, comunque avevo fatto abbastanza bene, ero considerato uno di quell'annata lì dei più promettenti tra virgolette, e le ultime 4 partite di quell'anno l'Atalanta mi ricordo che era già salva e mi fecero fare l'esordio e di conseguenza ne feci 4 presenze tutte filate, con l'ultima di campionato feci pure un gol. Però in quel momento ce l'avevi fatta. In quel momento uno pensa a tutte le migliori aspettative, si sente magari arrivato, realizzato, ma poi capisci con il passare degli anni che non è proprio così. Poi successivamente, no, quando vai via dall'Atalanta, vai a giocare in Serie B, vai a giocare in Serie C, sempre dando uno sguardo alle statistiche, non hai fatto tantissimi gol. E poi ovviamente sei esploso successivamente, ne parleremo tra poco. Quali sono le difficoltà che un giovane magari incontra nel mondo del calcio? Quali sono le difficoltà che hai incontrato tu? Si tratta di uomini, di scelte, di carattere, di allenatori che magari non ti hanno valorizzato? Allora, sicuramente col senno di poi io dicevo no, in C non vado. Col senno di poi forse essere partito magari dalla C e essere andato in una società che ci puntava, ti faceva giocare, sarebbe stato meglio che andare in B per poi tornare indietro dopo 6 mesi. Però quelle cose lì all'inizio, quando te sei in Serie A all'Atalanta, anche se non giochi mai, sei l'ultima ruota del carro, ti credi magari giocatore, dici io no, non posso mai andare in C, ma non funziona così. Cioè, nel senso, se vai in C magari è meglio per crescere, anche vedendo come va oggi il calcio, che se un giovane fa bene in C viene subito preso da società importanti. È questo fondamentalmente, secondo me. Ci sono tante difficoltà per i giovani ad emergere? Sì, un po' sicuramente anche le mie difficoltà sono state magari caratteriali, scelte sbagliate magari di procuratori, di persone che ti consigliavano, e quindi non voglio dare la colpa sicuramente agli altri, tante responsabilità sono mie. E quindi i primi anni di C ho fatto fatica, anche perché obiettivamente la C prima secondo me aveva un livello molto più alto, come tutto, dalla Serie A il calcio si è molto livellato verso il basso, e quindi di conseguenza anche prima secondo me la Serie
Serie A. La Serie C aveva un livello molto più alto. Per un giovane, magari se non sei pronto, fai più fatica. E comunque, magari un attaccante, poi la maturazione completa ce l'ha dai 27 in su per tanti. Poi ci sono anche quelli che sono fenomeni che a 19 anni già fanno 20 gol a campionato, però non è stato sicuramente il mio caso. Però poi arriva in Lega Pro la prima grande annata, diciamo, che arrivi in doppia cifra con l'Alessandria, parliamo della stagione 2013-2014, e lì forse hai raggiunto un grado di maturità importante, o anche Alessandria, diciamo, è riuscita a trarre il meglio di te? No, ad Alessandria, i primi due anni ad Alessandria, il primo di C2, con l'arrivo di D'Angelo in panchina, feci 10 gol quell'anno lì. L'anno dopo, il primo anno di C1, feci un girone d'andata importante perché feci 8 gol, alla fine avevo 2013-14, se non sbaglio, 24-25 anni. Feci 8 gol il girone d'andata e poi il problema fu il girone di ritorno, che feci un solo gol, pur giocando spesso. Da lì dopo sono stato ancora, mi sembra, 2 anni giocando poco, un anno e mezzo, sono andato a Lecce. E quando sono tornato all'Alessandria, che avevo ancora il contratto, quell'anno lì con Marcolini in panchina, ho fatto molto bene, dopo sono andato a Pisa. A proposito di Pisa, rappresenta una tappa molto importante della tua carriera, no? Perché insomma hai fatto 2 anni eccezionali, 28 gol. Ho fatto 3 anni, penso siano quelli più importanti della mia carriera, e ho fatto 3 anni importanti perché il primo ho fatto, parlo sempre in totale, 14 gol, il secondo anno ne ho fatti 15 in B, sì, e l'anno dopo ne ho fatti 13 in B. E poi dopo penso che questi siano comunque stati gli anni più importanti anche a livello di maturazione, realizzativo, di esperienza calcistica. Però ti è servito tutto quello che c'era prima, cioè le varie tappe, poi perché leggo tra le tante squadre, Lecco, Pavia, Pergolettese, Venezia e Lecce. Lecce, sì. Lecce è stata un'altra bella esperienza, sì, molto. Raccontacela un po'. Sono stato purtroppo solo 5 mesi, e l'anno prima che, tra l'altro, che vincessero loro la Serie C, però è stata un'esperienza importante anche perché era la prima mia esperienza al sud, e anche se Lecce obiettivamente ha poco magari di sud, è una città diversa. E poi dopo a giugno, quando non mi hanno riscattato, sono tornato, che ero in prestito, sono tornato all'Alessandria, e poi dopo da lì ho rifatto la natalia e così via. Ecco, torniamo a Pisa. Cosa hai trovato a Pisa che ti ha permesso di esplodere in questa maniera? Si sa che sono delle annate, però credo che a Pisa tu abbia trovato proprio tutto. Allora, quell'anno lì dovevo andare a Catanzaro, poi a Pisa era andato D'Angelo, che avevo già avuto 2 anni ad Alessandria, e ha fatto sì in tutti i modi che io andassi a Pisa. Io ovviamente con lui allenatore sono andato, cioè ho fatto in tutti i modi per andare lì, ci sono riuscito, e all'inizio anche lì non fu facile. Mi ricordo i primi 6 mesi non feci benissimo, poi piano piano, quando mi sono integrato magari meglio nella squadra, nell'ambiente, abbiamo ottenuto poi dei risultati fantastici, ma anche grazie al gruppo di ragazzi che avevamo, al contesto, e bene o male funzionava bene tutto, pur non avendo magari grandi strutture. A Pisa hai trovato Aia e Benedetti. Sì, io, Benedetti è arrivato il primo mio anno a gennaio, mentre Ramzi è arrivato a gennaio e a giugno ha iniziato l'anno della Serie B. Sì. Tra le statistiche, tra gli amanti delle statistiche, c'è chi è andato a pizzicare quel 3-2 contro lo Spezia, se non erro. Sì, tu Aia. Il primo io, il secondo mi sembra Ramzi e il terzo Benedetti allo scadere quasi forse. Era molto difficile incastrare una situazione del genere. Benedetti, tra l'altro, è uno di, forse il compagno con cui hai giocato di più. Sì, con Benedetti penso che a fine di questo anno sono 4 anni che gioco con Benedetti. Vi eravate sentiti prima di arrivare ad Avellino? Sì, qualche volta sì. Con Ramzi? Anche no, una volta o due sì. Siete 3 leader dello spogliatoio, si può dire, siete dei calciatori che
hanno fatto, possono fare il capitano, faranno il capitano un po' ovunque. Sicuramente siamo quelli un po' più vecchi, insieme a magari a Casarini o a Pasquale, non so chi c'è, Marcello, ora non voglio dimenticare nessuno a livello di età, però poi penso che il leader sia una cosa caratteriale di una persona, non è che uno è vecchio e leader, uno è giovane, non può essere leader. Penso che un leader possa essere anche una persona di 22 anni, 20 anni, se ce l'ha di carattere. Hai nominato Casarini, che hai invece avuto come compagno all'Alessandria, no? Fede, sì, ho fatto l'anno scorso e poi avevo fatto un po' di nazionali giovanili insieme. Parentesi con l'Alessandria, sei tornato all'Alessandria dopo che avevi fatto comunque bene, l'abbiamo detto prima, no? Che eri arrivato in doppia cifra nel 2013-2014, non è andata forse come speravi? No, non è andata come speravo l'anno scorso e obiettivamente è andata male, sia come risultato personale che come risultato di squadra. Ero andato lì, diciamo, con tutte le migliori aspettative del caso e purtroppo per varie motivazioni non si è rivelata tale. Dopo Pisa ti sei reso conto di essere diventato un attaccante importante, no? Almeno per la Serie B, cercato da tante squadre, i gol parlano chiaro, i numeri sono lì, ti cambia un po' qualcosa anche nella vita? No, nella vita no, sinceramente, alla fine faccio sempre la stessa vita di prima o di ora, cioè non mi cambia niente. Però sì, ovvio, quando fai quei numeri lì, poi dopo ovvio che anche quando vai la domenica giochi sei un attimo un po' più, tra virgolette, tenuto d'occhio e quant'altro, però a livello di vita o altro non mi cambia niente, sempre quella vita lì faccio. E cosa si prova ad essere poi l'uomo più pericoloso della squadra quando sei in campo, avere un peso diverso? Peggio, perché hai più fatica, sicuramente, perché se prima non ti conoscono, non sanno chi sei, sicuramente dopo ci mettono due occhi in più per guardarti e tenerti d'occhio, e quindi quando sei attenzionato maggiormente fai più fatica sicuramente. Un argomento che volevo toccare con te è le pressioni poi nel mondo del calcio, no? Chiaro che in Serie A è diverso, però anche in Serie B, ecco, lo diciamo, magari sei quello, l'uomo più atteso a volte anche ad Avellino, anzi sicuramente, cosa ti suscita, cosa comporta avere pressioni, giocare in piazze importanti che cercano sempre la vittoria, cercano sempre il massimo? Allora, penso che le pressioni facciano parte del mestiere, poi vuoi o non vuoi, anche noi siamo ragazzi come tutti, nel senso c'è quello che le vive meglio, quello che le vive peggio, quello che riesce ad affrontarle, superarle, quello che magari sei un attimo in difficoltà in una piazza importante come questa qua e fai un attimo più fatica, è normale, però uno penso che nel bene o nel male, vuoi o non vuoi, ti possono sempre dar qualcosa in più o limitare, ma uno ci deve saper convivere. Ci sono state delle figure chiave nella tua carriera? Prima ci hai parlato di Mister D'Angelo e mi sembra di capire che sia uno di quelli. Degli uomini nel tuo percorso di crescita che ti hanno segnato, che ti hanno dato una mano? Beh, lui sicuramente l'ho avuto 5 anni in totale, quindi diciamo che ci siamo dati una mano a vicenda, sia lui che a me, che io che a lui. E poi ho avuto un bel rapporto anche con Marcolini ad Alessandria, che è un'altra persona per bene. E poi dopo persone che ricordo particolarmente, ce ne sono state altre, ma diciamo che queste due magari mi hanno dato una mano per svoltare. E invece un idolo che ti ha accompagnato, un mito, un attaccante? Ma guarda, ti dico la verità, idoli in particolare no, sono un po' un malato di calcio, nel senso che guardo tutte le partite possibili che ovviamente compatibilmente con gli impegni calcistici o di famiglia riesco a guardare anche due o tre magari per volta, telefono, iPad, televisione, però idoli in particolare no, cerco di guardare un po' tutto. E da toscano, non so, hai una squadra del cuore? No. Neanche da piccolo? No, sei sempre piccolo stato... magari un pochino la Fiorentina, però poi col passare del tempo no. C'era Battistuta lì. Madonna, lì c'era Battistuta davvero all'epoca. Senti, arriviamo un po' anche alla parentesi del Sud Tirolo, che è durata poco, sei arrivato da attaccante importante, come dicevamo prima, e un infortunio ti ha penalizzato sicuramente. Sì, praticamente la prima partita che devo giocare nel riscaldamento mi sono fatto male e dopo da lì in poi non è stato più come doveva essere, però
comunque sia lì è una società veramente al top, all'avanguardia, e gli auguro ogni bene perché lavorano veramente bene, si meritano tutto il meglio. Noi di Prima TV ci siamo stati lì a Bolzano in occasione dei quarti di finale playoff tra Sud Tirolo ed Avellino 2 anni fa, cioè abbiamo realizzato uno speciale proprio sulle strutture stupende del Sud Tirolo, che ha comunque un progetto importante e si vede, e da Sud Tirolo ovviamente poi arrivi ad Avellino. È stata una trattativa lunghissima, noi l'abbiamo seguita dal detti ai lavori, il tuo nome era in cima alla lista dei desideri dell'Avellino, di Mister Astelli, della società, insomma di tutti. Se puoi raccontarcelo un po', se anche tu sei anche un calciatore, diciamo, nel mese di gennaio ha questa attesa, quest'ansia di cambiare maglia quando non si trova benissimo da un'altra parte. Beh no, sì, la trattativa anzitutto è stata molto lunga e io avevo l'esigenza di giocare, perché cioè, non avrei mai pensato iniziare ad andare via da Bolzano, perché ho detto qua si sta benissimo, mi trovo bene. Però poi dopo avevo l'esigenza di giocare, quando è venuta fuori l'opportunità io avevo, ripeto, interesse di giocare, quindi era una piazza importante, magari con un progetto importante, quindi ho detto perché no. Però sei consapevole, ovviamente col massimo rispetto, di essere passato da due piazze completamente diverse. Su Tirolo si lavora sicuramente benissimo, c'è tranquillità, ecco, ripeto, ci siamo stati, l'abbiamo visto, che si lavora insomma con tanta tranquillità. E questo poi porterà anche sicuramente i risultati, sarà uno dei fattori. In una piazza che ha proprio fame di calcio, che ha voglia di tornare dove deve tornare, magari non lo diciamo, e quindi cioè, gli opposti. Sì, gli opposti, anche non molto vicini chilometricamente, quindi però cioè, a me non fa differenza, nel senso sono venuto molto volentieri, ripeto, a uno che magari piace giocare a calcio sicuramente andare in uno stadio pieno, con la curva piena, è sempre bello, tipo dare comunque stimoli e motivazioni, quindi appena ho saputo della trattativa, dell'opportunità, ancora prima della trattativa, sono stato sempre favorevole. Hai o avevi avuto modo di respirare un po' quello che era l'Avellino? Cioè... Devo essere sincero, no, perché no, nel senso che non ci ho mai giocato contro, ho giocato solo una volta, mi sembra quando ero alla Spalla in C, e ero entrato a partita in corso, mi sembra l'anno che qua in C c'era Zappa Costa, se non sbaglio, sì. Quell'anno lì, però poi dopo ovviamente guardando partite ho sempre seguito, cioè so di tutto, però poi ripeto, di giocarci contro e percepirlo dal vivo solo quella volta lì. Adesso avrai modo di vedere, insomma, ad Avellino tanti hanno detto ti senti calciatore vero, perché insomma Avellino ti dà e ti toglie quando le cose vanno bene o vanno male. Quello fa parte, cioè, da tutte le parti, bene o male, quindi penso che sia nella norma, nel senso. E che effetto fa invece essere arrivato ovviamente come il colpo di mercato di gennaio? I tifosi ti hanno aspettato tantissimo, avevano tanta voglia di vederti con la maglia dell'Avellino, penso che questo lo hai percepito in qualche modo, social? Sì, questo l'ho percepito, e ovviamente le aspettative sono alte e... Ripeto, non è facile, perché comunque non penso che un giocatore, a maggior ragione che non è un Messi che ne scarta 2 o 3 e la mette all'incrocio, possa fare la differenza da solo. Però, come ho detto prima, fa parte del lavoro, del ruolo, dell'acquisto, quindi ben venga che ci siano anche le pressioni, magari, ripeto, sono uno stimolo in più. Parlato di Zappa Costa prima, ed è un giocatore che ha trasformato e valorizzato sicuramente Massimo Rastelli, qui ad Avellino, che ha vinto da calciatore, ha vinto da allenatore. E allora ti chiedo, visto che lo hai trovato qui ad Avellino, cosa ti ha detto, cosa ti ha chiesto, ti ha fatto un po' capire? No, non lo conosco, non lo conosco di persona, lo vedo giocare, nel senso... Ah, scusami il mister. No, so che il mister voleva molto che venissi qua e... Ovviamente 20 giorni che sono qua, però mi sembra una persona per bene, una persona a modo, un allenatore preparato, quindi mi fa piacere e sicuramente per il mio carattere anche essere considerato e stimato e apprezzato è una spinta in più per cercare di poter dare qualcosa in più. Il gruppo invece? Ci sono alcuni dei senatori, ecco, Trotta è stato qui in passato.
ci sono altri calciatori che giocano da 2-3 anni, insomma, come, che gruppo si è creato? Devo essere sincero, mi è sembrato un gruppo sano di persone per bene, sono sincero. Ripeto, sono qua da 20 giorni, però già dopo qualche giorno mi era sembrato di veramente di essere entrato in un gruppo, premesso che mi hanno accolto come benissimo, come se fossi stato qua già da 2-3 anni. Però mi sembra un gruppo sano di bravi ragazzi che comunque si impegnano ogni giorno e per raggiungere un obiettivo. Dopo le variabili sono tantissime, non è detto che ci si riesca, però comunque sia mi sembra un gruppo che ogni giorno dà il massimo per poter raggiungere un obiettivo importante. È diventato più difficile raggiungere la promozione, parlo in generale, anche con questo format del campionato, ovvero che con i playoff a tre gironi ne sale soltanto uno, insomma aumenta il livello di difficoltà. Secondo me ad oggi è molto più difficile vincere la C con una buona squadra che vincere la B con una buona squadra, anche perché la C vai in campi difficili a giocare, poi magari arrivi come squadra blasonata come possiamo essere noi, magari il Catanzaro o il Vicenza nell'altro girone o il Cesena, e quindi magari le squadre vuoi o non vuoi anche inconsciamente quel qualcosa in più ce lo mettono sempre, vai in campi, terreni difficili e vincere la C è molto difficile. A maggior ragione se arrivi ai playoff dove se non sbaglio ne va su una su 27, quindi proprio forse è più facile vincere la 8. È difficile. Senti, adesso parliamo un po' dei fatti tuoi. Senso, mi hai detto che sei riservato, sei timido, quindi provo in qualche domandina extra campo. Però colleghiamoci sempre col campo, il numero 31 che ho visto che hai avuto in diverse esperienze. Se c'è un motivo. Sì, no, è il numero che mi avevano dato all'Atalanta quando ho fatto l'esordio e poi non l'avevo più preso. Poi sono arrivato a Pisa, non ce n'erano altri liberi che mi piacevano, c'era il 31, l'ho preso, è andata bene, ho detto. Poi l'anno scorso ad Alessandria non c'era il 31 libero, ho preso il 10. Lasciamo perdere, quindi quest'anno ho ripreso il 31, ma Bolzano non è andata come speravo, speriamo che vada come deve andare qua ad Avellino. Diciamo che ad Avellino con la doppietta hai cominciato molto bene. Sì, ho cominciato molto bene, però le aspettative lì si sono alzate ancora di più forse, però dai, chi ben comincia di solito è a metà dell'opera, speriamo di continuare. Ci racconti, cioè la doppietta così, all'esordio, è arrivato Marconi subito in campo, cioè dopo un viaggio in auto da Bolzano, mezzo allenamento forse con la squadra, doppietta. Sì, cioè, un sogno, nel senso manco, cioè non me lo potevo mai immaginare un esordio del genere, è andata, quel giorno è stato tutto perfetto, vittoria, appena arrivato, due gol, quindi poi ovvio che dopo, come dicevo prima, dopo è ancora più, magari fai ancora più fatica perché anche le squadre avversarie dice vado a giocare ad Avellino, c'è quello, quell'altro, stiamo attenti, fai ancora più fatica. Sei scaramantico? Proprio no, non particolarmente, no. Hai qualche rito in particolare prima delle partite? No. Niente. No. Ci parli un po' della tua famiglia? Sei sposato? Sì. Ci racconti un po'? Allora, mia moglie, sono sposato, e mia moglie si chiama Elena, ho due bambini, Nicolò e Ginevra. La bambina è quella più grande, è nata nel 2012 e il bambino a maggio fa 8 anni. Ah, bene. E l'hai conosciuta dove? Allora, l'ho conosciuta a Bergamo perché il fratello all'epoca anche lui aveva giocato all'Atalanta e quindi l'ho conosciuta. Poi dopo pian piano di cosa nasce cosa. Bene, noi abbiamo approfittato un po', poi imparerai magari a conoscerci visto che da poco che sei qui, abbiamo approfittato perché noi diamo i soprannomi un po' a tutti i calciatori per divertirci durante la cronaca della partita. Con te ci è venuto abbastanza facile perché, poi ti spiego anche questa cosa, leggendo qualche intervista in passato hai parlato di Batman e di tuo figlio, no? C'era stata questa... Ma sì, è nata un anno a Lecce, avevo una semplice berretta di lana di Batman che mi fu regalata da un mio ex compagno. E un altro mio compagno a Lecce mi fa, non hai coraggio di portarla in panchina, se fai gol te la metti. Caso ha voluto che ho fatto gol, l'avevo messa. Dopo invece, l'anno dopo forse, sì, e avevo una maschera di Batman con mio figlio, perché mio figlio ci giocava così, e me la sono messa per un gol e da lì è nato tutto, anche se non nascondo che la trilogia del Cavaliere Oscuro di Batman è uno dei miei film preferiti. Quindi noi ti abbiamo dato Bruce Wayne.
ma per un semplice motivo, perché hai un concorrente in squadra, anche col cognome, perché il Batman è Richard Marcone, perché lui ha il tatuaggio di Batman, quindi non l'avevo visto, sincero. Non abbiamo potuto darti Batman perché c'è già un Marcone Batman. Non sapevo questa cosa, domani ci guardo. Siamo andati sul Bruce Wayne, quindi ci ha portato bene, tra l'altro, hai visto, vista la doppietta. Qualche altra domandina, anche un po' sul futuro, come ti vedi, Michele Marconi, fra 10 anni? Speriamo di non essere ingrassato troppo tra 10 anni, no, a parte quello che sicuramente è una cosa rischiosa data la mia struttura, le mie caratteristiche, però ad oggi non so cosa fare. Sta nel calcio, probabilmente potrebbe essere la cosa dove mi potrei muovere meglio, però anche lì non sono molti i ruoli che mi piacciono. Quindi vediamo un attimo, intanto cerchiamo di finire bene questi ultimi anni di carriera qua, magari come tutti ci aspettiamo, e poi vediamo di volta in volta, di anno in anno, cosa ci può riservare. In giacca e cravatta ti vedi più a bordo campo o sugli spalti? Più allenatore o più DS? Nessun di due. Quindi magari con le giovanili? Nessun neanche, allenatore proprio non mi piace, direttore sportivo neanche. Hai qualche hobby oltre il calcio, qualche passione che coltivi in qualsiasi campo, diciamo? No, passioni alla fine mi piace, magari quando sono a casa, andare a mangiare fuori con la mia famiglia o passare del tempo con i bambini e mia moglie. Poi nel tempo libero è capitato periodi dove mi ero flashato con montare i Lego con mio figlio, o quando ero più piccolo magari il modellismo. Poi ora, vabbè, questo tutti gli anni mi è rimasta, cerco di collezionare più maglie da calcio possibile, che sono proprio fissato, ma per il resto, poi vabbè, l'estate magari gli sport estivi, il padel, o magari c'era un anno che mi ero flashato con il golf. Però poi bene o male, dai, queste cose qua. E per quanto riguarda invece la cucina, scoprirai sicuramente che l'Irpinia, non so adesso cosa ti piace bere, ma abbiamo dei vini buonissimi. Sì, vino sono, non che mi ubriachi o che sia un accanito bevitore, però se capita magari di andarcene fuori uno o due calici di vino buono mi piace, anche perché a Pisa ho fatto il primo livello sommelierco tra altri 3 miei compagni, e poi dopo ovviamente c'era da studiare, mi sono fermato lì. È qui. Però qua mi hanno detto che ci sono delle belle cantine. Assolutamente. So che ci sono degli ottimi vini, quindi magari verso fine anno, quando il campionato è finito, proverò sicuramente. Magari per festeggiare, speriamo. Assolutamente. Sono sia bianchi che rossi, davvero, davvero ottimi. Dicevo, che piatto tipico irpino sicuramente lo assaggerai, se non l'hai già assaggiato. No, perché non sono mai andato a mangiare fuori. Poi ora in questo periodo, fino a domenica, c'è qua mia moglie con i bambini, quindi magari fine settimana una volta andremo, però se no, se sono da solo, a meno che non facciamo cena di squadra, non è che vado in giro, però poi anche da solo non dove vado a provare da solo in giro i ristoranti, no. Ti piace vivere la città o sei un po' più tranquillo, un po' più riservato? Alla fine, quando sono da solo, vado al campo, vado a fare la spesa, vado a casa. Cioè non è che vado molto. Poi sì, può capitare il giorno che magari con un compagno, due compagni, facciamo due passi. Però tendenzialmente preferisco stare a casa. Quanto ti condiziona il risultato della partita poi nella settimana? Abbastanza, mi è capitato anche anni dove magari avevo prenotato qualcosa, così poi la partita non è andata come doveva, ho disdetto, anche se so che magari vedendo poco mia moglie e bambini, anche se magari la partita non è andata benissimo, cerco di staccare e non portare a loro magari l'incavolatura o così. C'è un lato dei calciatori che in tanti non conoscono o non sottolineano, diciamo, che è quello di cui parlavi tu, anche il sacrificio. È vero che si va in campo, si gioca il calcio ed è uno sport bello, però dall'altro lato c'è, ecco, una famiglia che non può stare sempre con te, ci sono dei sacrifici, sì, c'è la distanza. Purtroppo no,
quella è una scelta familiare, ci sono altri compagni, tanti che vivono, si portano la moglie e i bambini dietro, quindi il problema magari è un po' più traumatico per i bambini all'inizio cambiare scuola o compagni, anche se quando sei piccolo magari è tutto più facile, però sicuramente siamo dei privilegiati perché alla fine lavori un'ora e mezza al giorno, tre a esagerare con l'arrivare prima, l'andare via un po' più tardi, quattro forse, e sei ben retribuito, però obiettivamente magari ci sono anche dei sacrifici da fare, perché ad esempio parlo per me, cioè io vivo qua da solo, ormai ho fatto solo il primo anno con la famiglia che era nata a Ginevra, poi dopo sono sempre stato da solo, cioè, quando magari vai a casa un giorno, passa il giorno, già devi ripartire, lasciare i bambini e tutto, non è facile, però alla fine posso anche capire il semplice dipendente d'azienda o che dice sì, ok, però cosa si lamentano, che guadagnano tanti soldi, quindi sono dei sacrifici, alla fine il nostro lavoro 35, 38, 36 finisce, quindi uno può dire vabbè, fa dei sacrifici però ne vale la pena, che poi non è neanche sempre così, perché uno che magari fa una carriera normale di C, premesso che può sempre guadagnare di più di un semplice dipendente, però comunque sia, non è che dopo vive di rendita, deve comunque lavorare, quindi è solo un posticipare. Michele Marconi papà cosa insegna ai suoi figli? Cioè, quali valori per te devono essere fondamentali nella vita? Ma sicuramente il rispetto, l'educazione fondamentale, il rispetto, e che non tutto gli è dovuto, nonostante magari tante cose hanno in più degli altri, però devono cercare comunque di guadagnarsele, e anzitutto di... ora hanno appena iniziato la scuola, la bambina ormai è in quinta, il bambino è in seconda, però comunque sia di studiare, perché si devono creare una professione. Se Nicolò volesse fare il calciatore? Io glielo sconsiglierei, però è giusto che, per quanto io lo possa indirizzare e aver vissuto delle esperienze negative anche che gli possano dare una mano nello scegliere, però poi deve fare quello che preferisce e che vuole fare. L'ultima domanda che ti faccio è: vuoi ringraziare qualcuno nella tua carriera, nella tua vita, che non hai mai fatto magari? Qualcuno che ti è stato vicino? No, nessuno in particolare. Ringrazio mia moglie, i miei figli, la mia famiglia. Hai qualche rimpianto? Rimpianti, c'è anche il detto, che uno vive di rimpianti, però arrivato a 34 anni quasi, avendo fatto una carriera super modesta, uno dice sì, posso dire se l'avevo fatto, però tanto ormai non si può tornare indietro, quindi quello che è stato fatto è fatto, e cerco di fare nel migliore dei modi quello che manca per cercare di che mi possa dare una mano al futuro. Ecco, io intanto, prima di salutarti, ti faccio filmare questa maglietta, carello, vediamo qua, inserisco anche la cartellina così la inseriamo, ecco, magari davanti, dove c'è lo sponsor, questa la possiamo inserire dentro così la utilizzi come appoggio, come la tradizione, adesso al lupo in famiglia, ovviamente questa è la prima puntata. Teniamo qua sotto? Sì. Vai, tira da una parte, forte. Vai. Eccola qua, la firma del bomber Michele Marconi. Ecco, questa è mia. Perfetto. Allora, questa qua? Eccola qua, la maglietta, possiamo farla vedere. Eccola qua, la maglietta bianco-verde con la firma di Michele Marconi. Michele, finisce qui la prima puntata di Un lupo in famiglia, sono veramente contento che tu sia stato il primo. Fatto piacere anche a me, grazie. Intervistato, ti sei, spero, divertito anche. Sì, è stato piacevole, molto piacevole. Ti sei raccontato, ti ringrazio. A voi. Faccio un in bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Grazie a Michele Marconi e alla prossima con Un lupo in famiglia, sempre dallo store bianco-verde dell'US Avellino.